Ciao a tutti amici viandanti e approfittiamo per fare un nuovo video sullo status questionis del Cammino Materano. Il pretesto di oggi è una mail che ci hanno inviato Paola, Angelo, Loredana e Fabio che hanno appena percorso la via Peuceta del Cammino Materano da Bari a Matera e ci hanno indicato alcuni spunti di riflessione. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda tutto ciò che riguarda la segnaletica dei centri, effettivamente noi abbiamo terminato tutta la segnaletica in vernice sul percorso. I centri storici non erano stati terminati, alcuni avevano gli adesivi, altri no. Proprio come avete visto in questi giorni, abbiamo appena chiuso il centro di Bitetto e quello di Cassano delle Murge. Nelle prossime settimane, anche approfittando dei due eventi che abbiamo sul Cammino Materano, la settimana che inizia lunedì 14 e quella che inizia lunedì 21, termineremo anche gli altri centri, quindi anche questo problema sarà risolto. Io vi prego però sempre di considerare che questo è un progetto autofinanziato, il che significa che anche gli adesivi, che magari si può pensare che costino pochissimo, in realtà hanno un costo elevato, nel senso che gli adesivi specifici per il cammino, che quindi resistano al sole, quindi nel perdurare dei colori e alle intemperie per quanto riguarda la colla, hanno un costo. Quindi noi di volta in volta, anche le donazioni che ci fate volta per volta per quanto riguarda la credenziale, dobbiamo accantonarle per comprare questo materiale e poi andare in loco nei paesi e mettere gli adesivi. Adesivi che in alcuni casi vengono staccati, che dobbiamo riposizionare ogni tot di tempo. Questo perché in Italia in generale non c'è ancora una cultura profonda del cammino e che quindi, insomma, vengono visti ancora come elemento estraneo. È successo proprio recentemente che a Cassano delle Murge ne abbiamo trovato uno proprio attaccato a una bicicletta, quindi questo è quello che è successo. Quindi in realtà questo è un lavoro costante che stiamo facendo e che quindi stiamo terminando. Approfitto, parlando anche dei centri, per parlare anche dell'uscita dalla città di Bari, che viene costantemente segnalata come brutta o quantomeno come difficile. Allora, bisogna partire da un presupposto: che Bari è una città che nella sua area metropolitana raccoglie mezzo milione di persone. Come in tutti i cammini spagnoli, penso a León, a Burgos, a Gijón sul Cammino del Nord, senza parlare di Mérida nella Via della Plata, l'uscita stessa da Siviglia. Ma ne potrei fare tantissimi, gli esempi che ho vissuto io come viandante in prima persona. Le uscite non sono bellissime delle metropoli. È purtroppo così, abbiamo costruito delle periferie pessime e quindi ovviamente questo incide. È chiaro che dipende da come si vive il viaggio, se lo si vive da turisti è evidente che magari quel primo pezzo, che poi in realtà è solo la metà della prima tappa, può essere vissuto con fastidio. Se lo si vive dai viaggiatori anche con la curiosità di capire non solo gli aspetti positivi e gli aspetti, diciamo, belli del viaggio, ma anche la complessità delle metropoli e le loro problematicità, allora a quel punto diventa, diciamo, più che accettabile, o almeno così ho cercato di viverle io ogni volta che sono stato dall'altro lato. E in più Bari ha un altro problema, che se interloquire con le amministrazioni di comuni più piccoli è più facile perché, diciamo, c'è un rapporto diretto con gli amministratori. Per quanto riguarda Bari non è così. Bari infatti ha tutta una serie di problemi dovuti al fatto che, essendo una città grande, una città fortemente politicizzata, e essendo una città fortemente politicizzata è difficile entrare in contatto con gli assessori o con il sindaco stesso. È una città che in questo momento si sta spendendo molto sulla mobilità lenta.
Però noi abbiamo inviato diverse mail al comune e non abbiamo avuto risposta. Quindi ho avuto la possibilità di parlare con l'assessore Galasso che ci ha promesso un incontro, ma nonostante insomma, la nostra mail, questo incontro non è ancora venuto. Ho cercato di contattare più volte l'assessore Petruzzelli, ma ancora una volta non abbiamo avuto risposta. Io mi rendo conto che gestire una città come Bari non è assolutamente facile, che quindi gli impegni sono tanti e numerosi, però proprio a maggior ragione del grande lavoro che si sta facendo dal punto di vista infrastrutturale sulla mobilità lenta, è una follia che il cammino Materano, ma non solo questo, ci sono altri cammini che passano da Bari, non vengano integrati in questo sistema. Quindi, cioè, voglio dire, mettiamoci anche dalla parte di chi deve risolvere questo tipo di problemi. Comunque, anche per Bari cercheremo, insomma, prossimamente di risolvere il problema, quantomeno con gli adesivi. Vado avanti, seguendo la mail dei nostri amici che fanno riferimento all'ospitalità di Don Raimondo nel santuario di Picciano. Anche quello è un problema che, come avete visto nei post, abbiamo sempre cercato di risolvere. E la cosa è diciamo, anche strana perché il santuario di Picciano è un santuario benedettino e che quindi tendenzialmente dovrebbe essere abituato, anzi dovrebbe essere propenso all'accoglienza proprio per statuto. Però, come ci è stato ribadito da altre persone della Chiesa, la Chiesa è fatta anche di persone. E in questo caso diciamo che l'ostilità di un prete in particolare è qualcosa che è presente, cioè è un problema umano. Comunque, come avete visto, la possibilità di soggiornare c'è e c'è anche un'alternativa, cioè vale a dire quello della Fiorita, che vi vengono a prendere al santuario di Picciano e vi riportano. E tutti i feedback che abbiamo avuto fino adesso della Fiorita sono assolutamente positivi, quindi avete comunque un'alternativa, che è un'alternativa tra l'altro molto piacevole. Vi faccio presente che non siamo sul cammino francese di Santiago, cioè vale a dire che è vero che in alcune tappe ci sono dei punti intermedi per fare sosta, penso alla Cassano Sant'Eramo dove c'è la masseria Ruotolo, c'è la masseria Amicizia, penso alla Sant'Eramo Altamura dove c'è la masseria Scalera, con Maria Antonietta, Vito, che sono molto più che disponibili, però tenete conto che per due ordini di motivi questa non è la norma. A, perché stiamo parlando di un territorio che ha una storia completamente diversa da quella della Spagna e quindi in genere i centri venivano costruiti a circa 20, una ventina di chilometri l'uno dall'altro, che era esattamente la distanza che una legione romana poteva percorrere, la storia non la possiamo cambiare. E dall'altro lato tenete conto che il cammino è partito l'autunno scorso, quindi finché si sviluppa una rete di servizi anche nei punti intermedi ci vorrà del tempo. Anche questo dipende, basta se, da come lo si vive il viaggio, cioè nel senso che anche quello è una scoperta. Poi del resto basta semplicemente caricarsi nello zaino il necessario. In particolar modo per quanto riguarda la tappa Gravina Picciano, abbiamo sempre scritto che non essendoci punti di sosta intermedi ed essendo una tappa lunga, bisogna rifornirsi del necessario. A Picciano, nel santuario, che è solo un santuario, non è una città, c'è la possibilità di cenare, ma bisogna avvisare per tempo. Ripeto, non siamo sul cammino francese, le strutture vanno avvisate per tempo. Oppure, come vi ho detto, c'è l'alternativa della Fiorita dove si può anche cenare. Ultimo problema, la questione della credenziale. Allora, la credenziale è ed rimane il documento del viaggiatore che serve ad avere riconosciuto lo status di viaggiatore lento e ad avere la scontistica nelle strutture della rete. Qualcuno ci ha segnalato che non sempre i timbri sono quelli ufficiali. Allora, in realtà questo è un problema dovuto, un problema diciamo di tempo e un problema di organizzazione. Il problema di tempo è questo: tenete conto che i timbri fino adesso li abbiamo prodotti tutti noi, anche i timbri hanno un costo.
Fare entrare nell'ordine di idee tutte le strutture che, anche se noi forniamo il PDF del timbro, lo devono produrre, ci vuole del tempo. Ripeto, non siamo sul cammino di Santiago, c'è bisogno del tempo affinché la mentalità del cammino entri non solo nei residenti, ma anche nelle strutture ricettive, che gradualmente si doteranno tutte del timbro che noi forniamo per, diciamo, metterlo sulla credenziale. Addirittura, come è successo ad Altamura, alcune strutture hanno creato il proprio timbro e anche questo ci sta bene, diciamo che non c'è un'alternatività tra le cose. Il timbro nostro è un timbro pensato in particolar modo da Paolo Racano e con noi per raccontare la storia del territorio. Non abbiamo degli uffici pagati come succede sul Cammino di Santiago che li mettono, quindi ci dobbiamo appoggiare di volta in volta. O allo yacht, o alla Proloco, o in alcuni casi addirittura ai bar, per far sì che il timbro vi venga messo. Quindi, anche questo è una questione di tempo. Quindi, ultimo altro punto che leggo è quello dell'accoglienza domestica. Si auspica che l'accoglienza domestica ci sia in tutti i punti tappa, lo auspichiamo anche noi, però anche questo fa parte della cultura del cammino. In realtà, fino all'altro ieri, quindi fino all'estate scorsa, chi vedeva una persona con lo zaino in spalla pensava che fosse un vagabondo. Adesso, da settembre, ripeto che abbiamo aperto il cammino, la gente inizia ad augurare buon cammino. Questa era una cosa impensabile fino a poco tempo fa. Quindi l'ospitalità domestica, che significa fondamentalmente far entrare uno sconosciuto dentro casa propria, e quindi solo in maniera, diciamo, volontaristica dare la possibilità di dormire a casa propria, è qualcosa che richiede uno sforzo. Questo è normale per chi ha esperienza di cammino, mi riferisco ad Alessandro, a Paolo, a Cassano, ma potrei fare un elenco più lungo che ben però le ospitalità domestiche si stanno, diciamo, moltiplicando sul cammino, ma anche quello ci vuole un tempo affinché il cammino si sviluppi. Quindi, detto questo, vi dico, stiamo lavorando, stiamo andando avanti, la guida ha ritardato molto, ce ne rendiamo conto, ma tenete conto che non è facile gestire tutta una serie di problematiche e stiamo lavorando adesso proprio alle ultime cose con Paolo Racano per quanto riguarda, le mappe e quindi speriamo prestissimo che la guida, insomma, sia in commercio. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, vi faccio vedere sempre la nostra maglietta del Cammino Materano, chiunque insomma la volesse ci può scrivere all'indirizzo initinere.aps@gmail.com, anche diciamo, dare un contributo per la maglietta significa sostenere il progetto e anche poi esportare.